Amici telespettatori, bentrovati, eccoci ancora una volta. Status, questo è uno special one. Come sapete, durante la settimana noi dedichiamo, insomma, delle puntate a dei personaggi che hanno un perché, altrimenti che personaggi sono? Status è un approfondimento della nostra testata giornalistica e di conseguenza, interessandoci di cultura, lo facciamo anche attraverso l'arte, in questo caso quella musicale, perché di questo stiamo parlando. E allora di volta in volta incontriamo dei personaggi che possono trasmetterci emozioni, sensazioni, insomma, in modo particolare. E oggi qui con noi a raccontare la sua vita artistica c'è Daria Biancardi, ben trovata. E buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, cara Daria, noi ci conosciamo da un po', quindi bene o male conosco, però tanti magari ancora non conoscono la tua vita, no? E allora noi raccontiamola. Per esempio, io mi metto comodo adesso e ti ascolto. Mi sembri più uno psicologo, uno psicoterapeuta che altro. Che lì c'è la Viviana che già in psicologia lei sa che cosa abbiamo. Come nasce la tua carriera artistica e perché? Allora, bella domanda, perché me la faccio anch'io, sempre, tutti i giorni. Cerco di capire perché è nata questa. In realtà è nata perché è nata quando avevo 20 anni, se vogliamo. Cioè, ho sempre cantato, ma ho sempre cantato come possiamo cantare tutti. E cantare è una delle espressioni più semplici. Ecco perché si dice che tutti possono sembra realmente. Più facile, ma non tutti possono cantare come canti tu, però, insomma, vabbè. Ma quello è un altro discorso, però tutti possono no, ma cantare. Qual è stato proprio il meccanismo, il primo momento che tu hai capito? Allora, in realtà gli amici amici che, con i quali si faceva la classica schitarrata in spiaggia la sera, e c'era quello che portava sempre la chitarra, poi c'erano quelli che si baciavano tutto il tempo e c'era quella invece quella che cantava tutto il tempo. Ecco, io ero quella che cantava tutto il tempo, per l'appunto. Senti, tu hai una famiglia, no? Che ti sostiene tantissimo, sì. Insomma, in questo percorso chi è stato determinante nella tua vita? Mio padre. Vedi? Mio padre è stato e continua ad essere, credo, il mio fan più accanito, anche più integralista forse, anche quello che litiga sul web a causa mia. Sì. È motivo per cui io gli ho tolto l'amicizia dal web. No, ti prego, no. Scherzo. No, però lo minaccio sempre, papà, smettila di, smettila, rispondere alle critiche, altrimenti ti tolgo l'amicizia. Ecco così. Lui è colui che mi ha sempre detto: tu sei nata per fare questo. Non te lo scordare mai. Perché è la tua missione di vita, è quello che tu devi fare, cantare. Senti, nel tuo percorso noi ci conosciamo da parecchi anni, siamo stati anche su alcuni palcoscenici, sì, abbiamo sì. fatto delle cose dove io mi sono sempre impressionato dalla tua potenza vocale, no? Adesso hai partecipato a una serie di grandi momenti televisivi, come The Voice per esempio, qualcuno se lo ricorderà, come adesso... Qual era l'ultima? All Together Now, sì, mi sfuggiva, però l'ho vista, l'ho dovuta spegnere, è arrivato a un certo punto. Adesso immagino tutti quelli che stanno seguendo la trasmissione, cioè, pure io, tutti hanno spento la televisione. Mi hanno scritto tutti dicendomi, sì, tu hai fatto pure dei messaggi che abbiamo visti sui social. Sì. Ma in questo percorso tu, per arrivare a questa capacità, a questa potenza, no, che hai oggi di palcoscenico, hai fatto una serie di esperienze anche diverse, quali? Mm-hmm. Mi sono confrontata con chi è sicuramente sempre meglio di me. Questo è un forse una filosofia di vita, stai sempre con chi è decisamente meglio di te in quello che tu vuoi fare, ecco. Io mi sono, sai, del mio percorso in America, quando mi sono trasferita in America ero veramente una ragazzina. Ci siamo visti poco prima su un palco, esatto. Che mi hai detto adesso parto, esatto. Vado in America. E ho fatto quello che un po' fanno tutte le persone che inseguono un sogno, cioè cercare di sbarcare il lunario da qualche parte. Per me l'America era il posto più da cui sicuramente cominciare. Anche perché tu hai delle origini. In realtà no, io sono italiana, proprio italiana, e forse sono l'unica siciliana a non avere parenti in America. No, sarò vabbè. L'unica, penso, perché io infatti sono andata da un'amica
trovata tra l'altro per caso, perché poi sono veramente giri incredibili che si fanno, e sono andata da lei e lì ho cominciato insomma la mia esperienza americana, che mi ha portato sicuramente ad un confronto con gente, con artisti incredibili, e mi ha portato a cantare all'Apollo Theater, come tu sai, ad Harlem. Avevo appena 23 anni quando ho cantato lì. E questo ti apre la mente, ti apre il cuore e ti fa stare soprattutto, ti fa sognare, continuare a sognare, ma ti fa stare con i piedi per terra. E ti fa stare bene anche su un palco, come hai dimostrato più di una volta. Allora, All Together Now è un bel programma, perché insomma è un programma allegro. Tutti abbiamo capito come funziona questo programma, no? Perché insomma questa cosa, facciamo un percorso. Sì. Allora, noi facciamo vedere ai nostri amici a casa, allora, un percorso, proprio il tuo percorso All Together Now. Guardate, questa è la prima parte. Vediamo. Allora siamo pronti per ascoltare il quinto concorrente. Di questa puntata è stata Daria, che ha una vocalità, un'estensione. Beh, se lei non ti colpisce il cuore, guarda, ti sei alzato anche tu. Sì, sì, sono schizzato, sono esploso. Infatti i capelli fatto, così sono venuti proprio sì, per lei, okay. Cioè, ha fatto Gloria in una maniera pazzesca. Ma che, cioè, pazzesca. Io sono rimasta, cioè, io non pensavo che ci sfoderasse una voce così. Ma poi in quel pezzo. Assolutamente. E lei è riuscita a fare un giro vocale che mi ha lasciato assolutamente distrutto. Incredibile. L'avrei mandata direttamente. Assolutamente. In finale. Ed è stata favolosa. Gloria, questo è il primo percorso. Allora, abbiamo sentito anche tutti coloro che commentavano la tua prestazione, davvero incredibile, hanno detto delle parole bellissime, sì. Cioè per pochi artisti si dicono queste cose, ma tu lì, in quel momento, che cosa stavi vivendo? Allora, Gloria è stata veramente una, ecco, un'esperienza di vita, posso dietro dirla. Le quinte, l'hai scelta tu? No, ok, va bene. Poi? Ma io ti conosco, capito, per cui per me esatto, non vabbè, ma comunque non è, questa è una cosa che chiaramente tutti possono intuire, perché chi mi conosce e chi mi segue sa il mio percorso artistico, sa che comunque mi sono sempre dedicata alla black music, ho sempre fatto soul, quindi è chiaro che infatti anche per me è stato un po' uno shock per tutti, sì. Ma anche però, per quei 100 che stavano esatto, là, perché però non se l'aspettavano sfida, però è una sfida. E io sono amante delle sfide, soprattutto è bello alle volte uscire proprio da quella che viene chiamata la comfort zone, ovvero quell'area, quel luogo in cui tu sei serena, sempre credi di potercela fare sempre, eccetera. Quando mi si dà, però anche lì vedi, vieni, come dire, alle volte non è proprio così quello che pensi, certo, no? Certo. Perché poi il percorso mio di All Together Now mi ha dimostrato
con l'esclusione alla finale, che il mio pensiero non era poi tanto giusto. E quindi là rivedi un po' le tue convinzioni. Ecco, mettersi in dubbio credo che sia una delle cose che fa crescere di più. E io con questa trasmissione sono cresciuta tantissimo, cioè ho 42 anni quasi ad agosto. L'unica cantante al mondo che dice l'età che ha, 42, perché cioè, l'unica, perché sono orgogliosa di tutto quello che è il mio passato, di tutto quello che ho vissuto. Senti, tu hai un compagno accanto che è un grand'uomo, insomma. Ma ti sopporta più che supportarti? Credo che siano tutte e due le cose in ugual misura. Sì. Sì, Massimiliano Osman, che fa, grazie a Dio, fa tutt'altro. Sì. Tante volte ho cercato di trascinarlo uomo nella di sport, mia. Sì, esatto, grande uomo di sport, sì. Il filosofo del calcio viene definito. Sì. E sì, e lui comunque da 12 anni quasi a questa parte, ormai è colui che proprio è una guida. Senti, torniamo All Together Now. Dunque, Gloria, vabbè, insomma, va benissimo. Gloria. Gloria, tutta questa cosa di qua, là, tutti impazziti, abbiamo sentito grandi consensi da parte di tutti. Finisce questa qui, ci devi raccontare un po' del dietro le quinte. È finita, sei passata, no? Mm-hmm. E poi che cosa succede? Adesso bisogna andare avanti, e per andare avanti tu che cosa decidi o che cosa decide la produzione? Allora, dopo la prima puntata, quindi quella che ho fatto io, c'erano altre 4 puntate, mi pare, sì, di batteria, viene chiamato, ovvero le selezioni, sì. Quelle che gli artisti che vengono scelti per andare in semifinale. Okay. In queste 4 puntate, se ci fossero stati degli artisti che potevano prendere 100, e come si prende 100? Il punteggio è dato da tutti questi giudici sì. Nel muro dei 100 sì. Che si alzano, che illuminano le caselle. Poi c'è stato qualcuno che ha preso 100? Sì, c'è stato, ci sono state 2 ragazze che hanno preso 100 okay. E sono passate per diritto direttamente alla finale. Mentre io ho fatto la semifinale e poi la finale. Okay. Mm-hmm. Si scelgono, la produzione sceglie dei brani, li propone, sì. Ci si lavora. E quindi prima di portarci alla seconda, la tua seconda apparizione, il momento della produzione, decidiamo quali brani dovevi. Allora, è bello questo, ho avuto delle proposte. Quello che non hanno esatto, visto. Ho avuto delle proposte e la proposta è stata chiaramente quella che hanno visto poi sempre in prima puntata, perché dopo Gloria io ho dovuto fare una sfida con un altro ragazzo sì. Per passare appunto in semifinale e ho cantato Last Dance di Donna Summer. Che adesso vedremo. Ok. Ma te ne avevano proposto delle altre prima? C'era una lista di cose che... Listen, mm-hmm. I have nothing, mm-hmm. I believe I can fly, questi. E quella l'hai scelta tu, Giovanni? Sì. Va bene, ok. Sì. Restate lì perché tra poco vi facciamo ascoltare la seconda fase di Daria Biancardi, che ci sta raccontando la sua vita. Tra poco entriamo anche nell'intimo. Lei vuole raccontare tutto, cioè proprio tutto. Restate lì. Arriva un altro grande evento, i Giorni del Gambero. Dal 19 al 21 luglio, Mahara Hotel, Mazara del Vallo, Cooking Contest. 5 chef in gara si contenderanno il titolo di miglior chef 2019. Degustazioni, 3 primi piatti a base di gambero rosso e prestigiosi calici di vino. Music and Dance con Cecilia Gayle e i suoi grandi successi latinoamericani. Le affascinanti esibizioni dei campioni della Federazione Italiana Danza Sportiva. I Giorni del Gambero. Per informazioni e prenotazioni, Mahara Hotel 0923 66 7 38 00 o visita il sito igiornidelgambero.it. Amici telespettatori, eccoci rientrati. Allora, a beneficio di quanti non avessero visto la prima parte della nostra status, vi raccontiamo di Daria Biancardi, questa voce nera, meravigliosa, che la Sicilia ci ha regalato, perché lei è siciliana a tutti gli effetti. Eccola qua, guardate, con tutta la sua bellezza anche. Ci sta raccontando in modo particolare del suo percorso, di questa ultima apparizione sui canali nazionali. Anzi, ringraziamo naturalmente per la concessione. Poi c'è la Viviana qui che ti cura l'ufficio stampa, che ci ha permesso, insomma, sì. Di arrivare a queste cose. E stiamo raccontando anche un po' il dietro le quinte, mm-hmm. no?
Allora, si è detto, prima parte, Gloria è andata benissimo, commenti super favorevoli, ti abbiamo sentito cantare in italiano, cosa che per noi era proprio, cioè, della serie, fuori dal comune, perché tu sei una voce black. E allora, dicevi prima, insomma, riunione della produzione, ci sono una serie di brani, si sceglie quale? Si sceglie Last Dance per farmi accedere, quindi per l'altra sfida, sempre in prima puntata, per l'eventuale accesso alla semifinale. Quindi la puntata che ti porterà alle semifinali. Esattamente, okay. Quindi in prima puntata ho cantato Gloria e poi Last Dance. E allora noi la vediamo, l'ascoltiamo soprattutto, okay. Perché è meraviglioso. Quindi guardate questa esibizione di Daria, questa seconda apparizione a All Together Now. Sono veramente innamorata della voce di Daria. Ha eleganza, una bellissima estensione, una bellissima parte. Il punto pasta, è che Daria, se chiudi gli occhi, anche tra una settimana riconosci che è Daria. Senti che spinge dove deve spingere. Sei commossa. No, sto ascoltando. Io sono una cantante professionista da tantissimi anni e tu sei bravissima, veramente bravissima, e hai la voce potente e lo sai usare. Antonella Locato! Ciao Daria, buonasera a tutti. Secondo me lei è la voce. Attualmente secondo me lei è la voce, hai spaccato, complimenti. Non esageri mai. Sei molto delicata quando devi essere delicata e secondo me sei anche una spada, cioè se vai dritta dove devi andare, grande. Complimenti. Yuma. Perfetta. Da Daria Biancardi e Erika Loi vediamo chi sarà il nostro sesto finalista di All Together Now. Ecco qui, almeno godiamo, insomma, in televisione bisogna, anche la musica, bisogna che sia presente. Noi facciamo anche One Chart, lo sapete, no? Che va in onda ogni domenica alle 21.30 sul canale 19, sul nostro canale 19, con tutti gli artisti siciliani, in questa speciale classifica dei brani più belli dei nostri artisti siciliani. Speriamo che anche tu possa entrare in One Chart. Speriamo, no? Con il nuovo brano. Con il nuovo brano. E a proposito del nuovo brano, noi abbiamo sentito questa cosa prima di arrivare all'altro passaggio con la semifinale. Nuovo brano? Sì. Cioè, oh, mamma mia, cioè quando, tra poco, insomma. A giorni. Oh, ok. A giorni, quindi... ed è un brano scritto da Cassandra Raffaele, che è una nostra siciliana, un'attrice siciliana che però adesso vive a Cesena, in Emilia. Mm-hmm. Io cercavo qualcosa in italiano. Perché? Ecco. Mm. Arriviamo a questo, perché? Giusto? Certo, se è un brano in italiano, intanto... La regia lo sta mettendo in sottofondo, sì, lo stiamo sentendo, bene. Io già avevo il desiderio di dedicarmi un po' a quello che è la lingua mia madre, chiaramente, e anche un po' quella che è la musica italiana, no? Quindi di approcciarmi a questa cosa, perché nella vita appunto ho sempre fatto black music e ho detto però è giusto anche che io magari cerchi di dedicare un po' di me stessa a quello che è, o quantomeno mettermi in gioco così, no? Per cui è successo che a ottobre scorso mi hanno invitato a Toronto per il festival Colors of Love, in cui dovevo rappresentare l'Italia, e lì chiaramente dovevo cantare in italiano. Okay. E ho fatto una scelta molto 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 particolare, ovvero ho scelto di cantare, quindi immagina il salto dalla black music, passo al bel canto italiano, ho scelto di cantare un brano del Volo.
ovvero grande amore. Oh Dio mio, provo a immaginare come l'hai fatto, guarda. È stata una grande emozione. Quando io ho visto le lacrime negli occhi delle persone, per me quello è stato proprio una conferma di quello che era il mio... Questa cosa? No. Non ce l'ho perché me lo dovevano mandare, okay. me lo farò mandare e quando l'avrò lo condividerò. Perché sì, è stata quella una conferma esatto di quello che dovevo fare. E quindi... E anche l'emozione e l'orgoglio di cantare in italiano, una cosa bellissima. Questo per brano cui dopo questo, si intitola, scusa, il brano nuovo, il singolo, si intitola Come una danza. Come una danza, come una danza, non dimenticato, questo è il Come brano, una danza ed è un... Tra pausa, noi stiamo facendo l'anteprima, l'anteprima. Ed è un brano di... che, a cui sono molto molto affezionata, non solo perché è un po' come un primo figlio, anche se non l'ho scritto io, però è perché ha talmente tanta positività questo brano, tanto ottimismo. Aspetta, aspetta, che mi è venuta un'idea. Dalla regia mi fate ascoltare, possiamo farlo ascoltare sì? un pezzettino? Sì, sì. Allora facciamolo ascoltare un po' e mettiamo un paio di foto tue, no? Sì. Mentre noi così facciamo il piano d'ascolto. Così si fa in questa. Allora, ascoltiamone un po', proprio un minutino. Bellissimo, voglio dire, insomma, sentirti cantare in italiano un po' mi fa un ti po'. Spiazza? Sì, mi spiazza, però, allora, parlarci di questa produzione, che c'è, insomma, chi ha... Allora, è un brano, come ti dicevo, scritto da Cassandra Raffaele, la produzione artistica è di Riccardo Piparo, quindi diciamo che ho preso un po', cioè, i siciliani, e c'è un featuring molto molto bellino, interessante, una cosa di cui sono anche abbastanza fiera e orgogliosa, perché lui è Maurizio Dinastia in arte di Catania, ed è insomma un artista già abbastanza noto, affermato, perché comunque sì perché ha delle collaborazioni importanti come quelle di Axe, cioè Axe con Mengoni eccetera. Ci siamo incontrati in un momento bellissimo, ovvero il 23 maggio alla Magione, a Piazza Magione, per la celebrazione di Falcone e Borsellino, no? E io sono stata affascinata immediatamente dal modo e dalla passione che lui ha di raccontare le sue canzoni. Quindi quando rappa, in realtà, ha un mi sono piaciute subito le parole e la sua proprio passionalità in quello che dice. E quindi ci siamo, la nostra Viviana ci ha messo un po' in contatto, ci siamo subito, abbiamo cominciato a parlare. E ho detto, guarda, sì, artisticamente abbiamo trovato un feeling. Lui, dopo esattamente 3 minuti che gli ho fatto sentire il brano, ha detto, sì, ho le parole per te, me le ha mandate ed è andata subito così, in maniera proprio naturale. Senti, torniamo a All Together Now. All Together Now. Che dunque ci porta alle semifinali, no? Sì. Quindi racconta un po'. Dopo questa bellissima prima puntata, io vado direttamente in semifinale. Dove hai quindi cantato? Dove ho cantato MacArthur Park di Donna Summer, una delle canzoni credo più difficili che io abbia mai cantato. Vero? E io sì, cantando Aretha Franklin, puoi capire che insomma questa era abbastanza difficile, perché è un misto tra è un connubio veramente molto molto bello tra la classica dance, è una dance anni 70, lei era la regina della dance anni 70, Donna Summer, e però ha una tenuta di note alte da musical, e quindi c'è proprio una un'unione di tante sonorità e anche di tanti registri vocali che devo dire mi hanno affascinato subito. Insomma, ho fatto del mio meglio, ma non lo so se poi piace, però ho fatto del mio meglio. Allora, ascoltiamo e seguiamo insieme questa altra uscita di Daria Biancardi, All Together Now.
interpretando tanto, dici, cioè... Si è scelta un pezzetto leggerino, eh. Io posso dire che la natura ti ha regalato, sono qua, sono Filippo, la natura ti ha regalato un grande dono, cioè hai un dono, l'unica cosa di sbagliato che ha lei è il colore della pelle. Perché? È nobilmente bianco. Perché la vocalità è da black girl. E che cantante, brava. Cosa è successo dopo le... Ragazzi, non si può, eh? Si sono spenti. Allora, l'auditel è andato giù così. Perché tutti abbiamo spento la televisione. Perché eravamo veramente incazzati. Si può dire incazzati? Ma io dico di sì, io penso di sì. Diciamo. Sì, sì, sì. Cioè, ma tu lì eri in serena, con quella faccia che ti sei messa. Io ho detto, guarda, che strano. Io sono incazzato e lei fa la faccina così. Grazie, grazie a tutti, grazie, è stato bellissimo. Esattamente. Ma incazzata pure tu dentro. Allora, sì, cioè nel senso è inutile ora fare troppe, no, sì, troppe menzogne. Non ero arrabbiata, ero delusa. Ero molto delusa perché non me l'aspettavo. Ci sono rimasta male? Sì. Hai pianto? Sì. Sì. E ti sei arrabbiata? Sì. Sì, hai speccato la faccia del produttore. No, no. La cosa che mi ha fatto più male probabilmente è stata quella di uscire con uno dei brani più importanti del mio repertorio, certo. Cioè Think di Aretha Franklin, che io faccio ormai da quasi 20 anni. Io sto benissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, ho avuto un rapporto bellissimo sia con la produzione che con i ragazzi che ho conosciuto. I tre vincitori, quindi primo Gregorio, secondo e terzo Luca e Veronica, sì, saranno miei ospiti al concerto del Verdura, dai, al Teatro di Verdura il 28 luglio, qui lo dico. Ah, 28 luglio. 28 dai. Luglio, Teatro, vabbè, di Verdura. Prima ci vediamo, facciamo qualche altra cosa, però il 28 luglio. E ci saranno anche i ragazzi. Verdura, sì, c'è sì, il tuo concerto. C'è il mio concerto in Arte d'Aria. Va bene. E con un sacco di ospiti siciliani, tra ballerini c'è Sara Renda dell'Étoile di Bordeaux, c'è Paride Benassai, ci sono i Tamuna, Giada La Manna, i Palermo Spirito L'Ensemble, e i ragazzi del di All Together Now, Carmen Ferreri, okay, insomma c'è un sacco di gente, quindi mi è venuta la baglionite, cioè la duetto con chiunque, bellissima. C'è chiaramente, c'è Dinastia col mio brano, c'è Spica, insomma. Va bene, 28 luglio, Teatro di Verdura a Palermo, c'è Daria Biancardi, Daria in arte, giusto? In arte Daria. In arte Daria, al contrario, va bene, tanto insomma i nostri notiziari ne parleranno. Vuoi salutare qualcuno in modo particolare? Io voglio salutare tutti coloro che si sono arrabbiati perché io sono stata eliminata e vi voglio ringraziare per la passionalità che mi avete dimostrato e l'affetto e il supporto, perché è quello che mi fa andare avanti, quindi grazie. Buona fortuna, viva il lupo, come dicono. Viva il lupo sempre. Perché noi siamo animalisti, lo sappiamo, voi restate con noi perché noi torneremo anche con Daria Biancardi nei prossimi giorni, però vi aspetta il 28 luglio al Teatro di Verdura, noi ci vediamo domani sempre allo stesso orario perché qui noi proviamo a saperne un po' di più. A domani. Noi siamo di passaggio e questo è solo un viaggio. Alzati, porta i sogni.